buon pomeriggio, grazie ai colleghi della stampa per essere qui. Oggi presentazione ufficiale di Simone Benedetti Ludovico D'Orazio, che è un piacevole ritorno, quindi diamo il bentornato e il benvenuto invece a Simone, difensore e attaccante. Comincerei subito col direttore sportivo Andrea Ferretti per una breve introduzione, prego. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, sono oggi molto contento di essere qui a presentarvi due giocatori che per noi sono molto importanti. Parto da Simone Benedetti, che è un difensore che ci deve dare esperienza, da cui ci aspettiamo molto, da cui mi aspetto molto sia in campo che fuori. Per noi è un giocatore importante che ci dà esperienza, che ha alle sue spalle più di 200 partite in Serie B, quindi si tratta di un giocatore importante. Va ad aggiungersi ad un pacchetto difensivo composto già da ottimi giocatori e sicuramente il suo acquisto ci deve far fare un salto di qualità, quindi da lui ci aspettiamo molto e sono convinto che ci darà una grande mano. Per quanto riguarda Ludovico, diciamo che è stata una trattativa anche un po' inaspettata per certi versi, perché avevo provato a sondare la possibilità di farlo tornare da noi già ad inizio mercato, non c'erano però da parte della Spal i presupposti per farlo uscire. Diverse volte poi ci siamo risentiti con il direttore sportivo della Spal Lupo e ho trovato sempre la porta chiusa. Poi quando c'è stata una possibilità di poterlo riportare da noi qualche giorno fa, l'ho colta al volo, ho lasciato perdere un po' alcune situazioni che gli altri giocatori che stiamo portando avanti, proprio perché credo che Ludovica sia un giocatore molto importante, un giocatore forte, che 2 anni fa è arrivato alla Feral Pisalò come giovane, come uscente dalla primavera, ora torna alla Feral Pisalò da giocatore importante, quindi al di là del fatto che sia ancora under, però da lui mi aspetto anche molto da tutti i punti di vista, proprio perché a mio avviso ha tutte le qualità per essere un giocatore in questa categoria determinante. Benvenuto a Simone, bentornato. Grazie. A Ludovica. Grazie. Grazie direttore, comincerei subito spazio alle domande della stampa, come sempre vi chiedo di ricordare nome, cognome e testata. Allora, Zanca Sergio, Brescia Oggi. Comincio da Benedetti, visto che è il più esperto. Volevo chiederti il tuo momento più bello e la tua delusione più atroce. La delusione forse è quella toccata e fuga di Cagliari, 5 gare in Serie A? No, forse era il momento più bello, sicuramente la vittoria col Pisa del campionato dalla C alla B, e comunque i 3 anni passati a Pisa sono, diciamo, il più bel ricordo che ho della mia carriera calcistica, anche forse più della Serie A. E invece quella più deludente credo sia proprio quella del recente, quella dell'Alessandria, perché non ho avuto modo e possibilità di dimostrare comunque il mio valore, ecco. Bilancio alla fine non è molto brillante, una promozione e 4 retrocessioni. Cosa dici? Sarebbe il caso un po' di... No, quello sì, però comunque si gioca sempre in 22-24 persone, quindi nel senso siamo un gruppo, non siamo da soli e insieme bisogna cercare di lottare l'uno per l'altro, ecco, quindi purtroppo è così la carriera dei calciatori, sono sia da una parte che dall'altra, quindi bisogna essere comunque forti a reagire in qualsiasi situazione. Tu in carriera hai avuto allenatori di alto rango, dal mitico Gigi Simoni, Pecchia, Serena, Cagni, Marcolin, Mutti, Zeman, Mangia, Nicola, Aglietti, Breda, Boscaglia, D'Angelo. Quali sono quelli che ti hanno dato di più, che ti hanno lasciato di più a livello professionale e umano? Ma ognuno ti lascia, chiaro, sia nel bene che nel male, ognuno ti lascia qualcosa e da cui puoi imparare sicuramente, e chiaramente sia nei momenti di difficoltà che in quelli positivi. È chiaro che per me D'Angelo a Pisa è stato un allenatore importantissimo, perché mi ha voluto e mi ha portato in alto e mi ha dato la possibilità di, diciamo, di riemergere. Poi la torre è caduta? No, quella no, ancora in piedi, è bella, bella salda, anzi, dopo quella che hanno fatto l'anno scorso. Pisa è stata l'unica società con la quale sei rimasto 2 anni e mezzo, dopo hai sempre Lentella. Lentella anche più o meno 2 anni e mezzo circa. Sì, sì.
Sì, 2 anni e mezzo, anche quello. 2 anni e mezzo, anzi no, 3 anni. 1, 2, mezzo e mezzo. 3 anni in Entella e 2 e mezzo Pisa. Cosa dici di queste 2 esperienze? Ma come tutte, ma anche quando sono stato 6 mesi da altre parti, sono tutte esperienze positive che ti danno sicuramente qualcosa e ti permettono di riempire questo bagaglio di questa carriera che ognuno di noi ha e si porterà per tutto il resto della vita. È stato importante tuo papà nella tua carriera? Sì, però come ho sempre detto anche in altre interviste, mi ha dato consigli, ma non troppo, nel senso mi ha sempre fatto agire anche di testa mia. Nel senso comunque la vita è la mia e lui sì, chiaro, ha esperienze e in determinati momenti mi poteva dare quella parola in più o in meno, però mi ha sempre fatto fare. Lui è ancora osservatore del Toro? È il responsabile della scuola calcio del settore giovanile, da ormai più di 20 anni, sì. Se avevi altre proposte, perché hai scelto la Feralpi? Ho scelto la Feralpi perché in questo momento era la migliore società che potesse capitarmi e appunto diciamo che retrocedere non fa mai piacere a nessuno e quindi nel senso venire qua secondo me è la migliore occasione che mi potesse capitare e voglio dimostrare appunto che diciamo questo anno negativo si possa portare un anno positivo, cambiare un anno positivo. Quindi sei arrivato con l'obiettivo di risalire in B? Quello sempre, penso appunto, è l'obiettivo di tanti calciatori, quello di poter poi ambire a risalire, normale. C'è qualcuno che conoscevi prima della squadra? Sì, vabbè, Palazzi, avendolo come compagno ad Alessandria, Carraro ci ho fatto tutte le giovanili delle nazionali insieme, e poi Elia Legatti ci ho giocato insieme a Padova e basta, diciamo sì, beh, Cernigoi lo conoscevo comunque nel senso di nome, però altri nel senso li sto conoscendo quest'anno. Il primo impatto col mister com'è stato? Positivo, ma tutto positivo, a differenza dell'anno scorso dove veramente non posso salvare niente, quest'anno c'è tutto quanto, qualsiasi cosa che va come la penso io, quindi c'è solo positivo in questo momento. E dal tuo punto di vista dove può arrivare la Feralpi? La Feralpi si fa, sicuramente abbiamo l'obiettivo di lottare come l'anno scorso, e di lottare per i playoff o anche per ambire anche qualcosa di più. Chiaro, quello è il sogno di tutti. Grazie. Prego. Marco Mannoni, Radio CZ, ti chiedo il giocatore che ti ha messo in difficoltà con le scatole durante la tua carriera, se c'è stato. Ho giocato contro tanti, però in questo momento non me ne viene nessuno, però nel senso ce ne sono stati comunque che sono stati forti, quindi tanti, soprattutto quando, chiaro, quando ho avuto l'opportunità di giocare in Serie A, e chiaramente i giocatori della Juve, quando c'era Tevez, quei giocatori lì sicuramente hanno una marcia in più normale. E come è cambiato il ruolo di difensore da quando è iniziato a giocare a... Io penso che comunque uno quando poi arriva ai 30 anni dice sarei voluto magari essere così già a 20, no? Però quello è chiaro, è tutta esperienza che fai con il passare degli anni, sia errori che non, però è chiaro che uno matura e sa dove può andare a migliorare e dove mantenere diciamo quello che ha di buono nel suo bagaglio, ecco. Con una domanda, sì. C'è stato un compagno di squadra sul quale avresti scommesso e poi si è perso nel lungo? Bella domanda. Delle giovanili? Sì. Nelle giovanili. Vabbè, no, perso no, perché c'era Natalino che aveva, quando era con me all'Inter, che aveva davanti una bella opportunità e poi purtroppo però per via di un problema cardiaco avevo dovuto lasciare. Però no, invece io sono stato con Zaniolo all'Entella e non pensavo potesse fare un'esplosione, ma così diciamo rapida, diciamo, rispetto magari al giocatore. Era sicuramente un bravo giocatore, ma così di botto non l'avrei pensato proprio. Tu hai fatto anche la nazionale, una trasferta nazionale, sì. Io mi ricordo per le tue esperienze lì.
Tanti, perché abbiamo fatto tantissimi tornei e tutto, molti anche l'abbiamo vinti, e quindi andare in nazionale è sempre qualcosa di in più che è veramente eccezionale, che ti porti sicuramente nel cuore, normale. Prego. Cosa hai fatto fino alla nazionale 18, 20. 20 fino alla 20? Sul campionato pensi che il Vicenza sia la numero 1? Penso che ci siano tante squadre, anche la Triestina ha fatto degli acquisti molto importanti da questo punto di vista, quindi sarà un girone molto impegnativo, però ci siamo attrezzati per questo. Ma è l'Alessandria poi è successo in due parole, cioè casino d'astro. Alessandria, penso che, boh, a parte altri ragazzi che erano con me, però in 12 anni che gioco a calcio a livello professionistico non mi era mai successa una cosa del genere. E quindi sono, diciamo che veramente tra l'anno scorso è stato, diciamo, un incubo, tra virgolette. Quindi per fortuna che sono riuscito ad andare via in tempo, perché è una situazione veramente strana e che non ho mai vissuto. E auguro comunque ai ragazzi comunque che sono lì, quelli giovani dell'Alessandria, che spero possano cambiare in qualche modo, perché non ho idea di cosa voglia fare la società. Non ci hanno mai detto niente, nel senso sì, ha detto che voleva vendere il presidente, ma più di quello noi non abbiamo mai saputo nulla. Quindi è stata una situazione Ma tu strana. hai iniziato il ritiro con Alessandro o cioè, Sì, abbiamo iniziato, c'è una sì. possibilità di Quelli che andare? dovevano poi uscire tutti, ci hanno detto che dovevamo andare tutti quanti Tutti via. via? E abbiamo, sì, per fortuna, anzi, tra virgolette, bravo che me l'hai detto, volevo ringraziare il mister Rebuffi e il suo staff, il preparatore De Giorgi, che ci hanno aiutato comunque ad arrivare io adesso con questo, alla Feralpi, in una condizione sicuramente migliore di quando magari uno poteva fare il ritiro, ecco. Tu il contratto hai con un paio di anni, il contratto qua, Qua? sì. Sì. Due 2 anni più anni, due, sì, più uno, un più uno. anno, non è un anno, Due più due il più uno. terzo. Due anni di contratto. Dicevi che hai 30 anni e hai già pensato al tuo Mario o un'altra In questo avventura? momento voglio No, solo. ti Sì, vedi no, no. come allenatore o dici Ah, vado via come dottoressa no, allenatore no, perché secondo me è veramente difficile, però più collaboratore o magari mi piace comunque, a me piace tanto trovare giocatori, guardare giocatori, talenti, così è una passione che ho e che facevo già da prima e mi piacerebbe portarmela dietro, perché è proprio. Secondo te, da difensore è più difficile insegnare calcio, cioè il centrocampista, tra virgolette, e l'attaccante hanno i piedi buoni. Il difensore di solito non, cioè, non dovrebbe esistere. Può un difensore insegnare a un bambino a giocare, cioè i principi del calcio, o dici che fa un po' di difficoltà? No, beh, i principi quelli sono, che nel senso, chiaro che il centrocampista ha più qualità, Sì, però può sviluppare le quella è una pallette, qualità che ha il giocatore singolo, però nel certo. senso la gestualità del colpo è quella, non è che se un attaccante o un difensore è sempre quello, è il passaggio, il tiro, il movimento, il cross. Passiamo all'Orazio. Perché lui sostiene il difensore, spacca, Ecco, i rompe, difensori non è un non è un creativo, creativo, ecco, ecco, intendevo che nel senso, quando sono lui ha che esce rinviato fuori. ha già fatto il suo. Passiamo Sì, Ludovico, sì, sì. grazie. Prego. Sergio. Tu sei un po' il figliol prodigo. Mattia Montini nei giorni scorsi, ex Feralpi, ritornato al Monopoli, dopo Bucarest ha detto si torna sempre nel luogo dove si è stati bene. Vale anche per te questo discorso o no? Assolutamente sì, comunque è venuta fuori questa opportunità di tornare qui e all'inizio ero un po' indeciso perché comunque essendo un ragazzo giovane, quasi non più giovane, tornare di un passetto indietro non mi sembrava la scelta giusta, invece poi con... Parlando con il mio procuratore, con i miei genitori, ho capito che sarebbe stata la scelta giusta per il mio futuro e per il proseguo della carriera. Avevi detto in un certo senso così anche l'altro anno, quando sei venuto via dalla primavera della Roma, avevi detto ho offerte dalla Serie B, però per il mio futuro è meglio fare una scalata a gradini, cioè Sì.
meglio scegliere la Feralpi. Ma tu l'avventura di Ferrara la consideri una bocciatura o un miglioramento nella tua carriera? Assolutamente un miglioramento, una bocciatura no, perché durante la stagione mi sono guadagnato quel palcoscenico lì, facendo bene qui. E una volta arrivato lì ovviamente ti confronti con giocatori forti, con compagni ancora più forti e quindi ci sta che magari un ragazzo di 21 anni possa trovare delle difficoltà o non integrarsi bene nella categoria. E quindi non è stata assolutamente una bocciatura. Ho imparato anche dalle batoste dell'anno scorso. Quei ragazzini della Roma, se non ricordo male, eri in squadra assieme a Scamacca e sì. Antenucci, che ora è sì. nel Cittadella. Guardando a loro, alla loro carriera, cosa ne pensi? Diciamo che Scamacca ha avuto una carriera un po' diversa, è esploso molto prima e adesso si ritrova in un palcoscenico incredibile. E Mirko un po' diverso, diciamo che ha fatto un po' il percorso che ho fatto io, è stato a Salerno, ha giocato poco, è andato in Portogallo, ha giocato poco, adesso piano piano a 23-24 anni sta capendo le dinamiche delle categorie e sta capendo che ha delle qualità importanti per fare il salto di qualità. Intanto è scappato dall'amorosa qualche giorno prima di sposarsi. Quindi sono problemi personali. Enrico, ti chiedo, ritrovi una Feralpi più forte rispetto a 2 anni fa, diversa, con più giovani, con più ambizioni, con meno ambizioni, come la ritrovi? Allora, diversa sicuramente, e più forte anche, secondo me, perché già dall'anno scorso hanno fatto un passetto avanti di 2 anni fa, rispetto a 2 anni fa, e quindi proseguendo quella cosa di squadra che portavano da 2 anni, quest'anno credo che sia un anno che hanno messo ancora qualcosa in più. E quindi la squadra è forte, e ci sono tanti che c'erano, quasi tutti che c'erano l'anno scorso, quindi si conoscono, io adesso sto iniziando a conoscere quelli nuovi, e secondo me quest'anno si può fare veramente bene. Il tuo compito potrebbe essere più facile rispetto a 2 anni fa, cioè già conosci l'ambiente, la categoria l'hai già fatta, e scendere magari di un gradino può essere anche importante per rilanciarti, no? Certo, sì. Come ha detto il direttore prima, io sono arrivato 2 anni fa che ero un ragazzino. Avevo 19 anni e quindi non avevo niente da perdere. Adesso torno dopo quella stagione in cui ho fatto bene, la stagione scorsa in una categoria superiore, e quindi è sicuramente... ho qualche peso in più sulle spalle, quello sicuramente. Con Mister Vecchi come è stato l'impatto? Bene, molto, molto positivo. Ho capito subito quello che vuole, quello che chiede la squadra. Gli allenamenti mi piacciono un sacco, quindi cercherò di mettere in campo quello che mi chiederà. Tutti parlano di 3-4 squadre favorite per la vittoria finale. La Feralpi magari potrebbe partire leggermente indietro. Tu sei d'accordo? No. Oppure secondo te potete essere tra le primissime, tra le prime 3 anni? No? Sì, secondo me sì. Anche perché non fa tanto il fatto che c'è un allenatore. È difficile trovare in una squadra di C, soprattutto quest'anno, che magari 2 squadre sono scese dalla B. Una ha rifondato completamente tutto, che è la Triestina, che ha cambiato quasi tutta la squadra. Il Padova, che comunque ha perso tanti giocatori importanti. Secondo me il contesto che c'è qui, con la squadra che si conosce da 2 anni, con un allenatore che lavora qui da 2 anni, secondo me possiamo essere a livello
di comunque delle altre squadre che hanno preso giocatori. Non si sa mai come va a finire poi. La differenza maggiore tra una C e la B, qual è secondo te? Tu per il B hai giocato? Bella domanda. Sicuramente la qualità cambia, la qualità del singolo cambia, e le atmosfere cambiano e cambia completamente la visione che ha un giocatore magari in una partita, perché quell'atmosfera lì ti dà qualcosa in più. In Serie C trovare atmosfere come quelle che si trovano in B è difficile, però maggiormente la qualità è più alta e il ritmo non cambia tantissimo. Poi ci sono alcune squadre che del ritmo fanno la loro forza e poi va in difficoltà, però quello che cambia di più è la qualità del singolo. Poi un'ultima domanda, l'anno scorso la SPAL era in attacco a Tet, che è qua a Brescia all'inizio, sì. Tu parli sull'allenatore? Allenatore che a me piaceva tantissimo, sia come allenatore che come persona. Era un ragazzo, 40 anni, è un ragazzo che è molto ambizioso, ha voluto esprimere il gioco che avevano in Inghilterra, in Spagna, in Italia, e per quello ha trovato un po' di difficoltà. Però sono sicuro adesso a Brescia che ha uno staff competente, e ha Gastaldello che lo aiuta in questo, secondo me potrà fare molto bene. Grazie. I vostri procuratori sono? Paloni. Il nome? Paolo. Quello di Cernigoi. Ah, è lo stesso. Mi sembrava déjà vu. Paolo. E il tuo? Minieri, Michelangelo. Poi eravamo al titolo di studio. Sai che questa è zona tua, quindi lo domanda canonica. Tu cosa hai fatto? Io ho fatto lo scientifico. Liceo scientifico. Hai finito? L'ha cambiato. E non ti sei più iscritto all'università? No. Basta, hai perso ogni speranza. Per adesso sì. E tu ragioneria. No, è il ragioniere, professore di ragioneria. Basta, anche tu hai finito lì. A fatica o bene? No, bene, bene. Sì, sì.